Provate ad immaginare un ponte ideale che possa unire il passato, il presente e il futuro di una città. Catania è un simbolo indipendente fatto di tre linee e tre colori che portano Catania oltre. Le favole iniziano con C'era una volta, poi una è con le principesse, una è con i mostri, e le città sono proprio questo. E questo simbolo è il nostro C'era una volta. Chiunque passi da questa città ha una storia legata all'Etna in eruzione con il mare. Quindi questa è la pura essenza, è un simbolo di tutti e per tutti. Può esistere se tu vuoi che esista, non te lo sta imponendo nessuno. Come nasce proprio l'idea? Sono curiosa di sapere quello. Nasce molti anni fa, in realtà 13 anni fa. In realtà è stato nel cassetto per tanti anni. Il processo di lavoro è stato più filosofico che grafico. Molte volte mi chiedono: ma chi ti ha chiesto di fare questo simbolo? Nessuno. Non perché non ti chiedano qualcosa, non significa non me ne sia bisogno. Il simbolo di una città non deve essere disegnato da un bambino, ma anche un bambino deve saperlo disegnare. Dare alle persone la possibilità, con poche linee, di creare la loro essenza vuol dire legare anche molto di più al territorio. Le statue non sono simboli reali delle nostre città. Noi abbiamo il nostro elefante, lo amiamo tutti. Catania è una realtà sempre più grande, arriva addirittura a inglobare altre province della Sicilia, e quindi serve qualche simbolo più imponente, qualcosa con cui veramente si ha una relazione. Lo facciamo con i simboli calcistici. Viaggiamo e portiamo dietro la nostra squadra del cuore. Perché non viaggiare e portare dietro anche tutto il resto, tutta la città con la sua tradizione, la sua innovazione e soprattutto il suo nome? Oltre confine, quindi fuori Catania, che riscontro hai? All'estero questo simbolo fa tantissimo, la gente ha bisogno di legame. Un pesce in acqua non sa mai di essere in acqua. Se lo tiri fuori scopre che esiste l'aria, perché fa male. Se tiri fuori un catanese da Catania, le opzioni sono due: o impara a respirare, o si sente mancare l'aria e in qualche modo vuole un legame. Il riscontro è veramente alto, abbiamo tantissime persone che sono catanesi, che vivono fuori Catania, che in qualche modo cercano e ricercano la propria città in maniera positiva e propositiva e utilizzano il nostro simbolo per raccontarla anche a chi non conosce Catania. Catania è l'unica città in Italia ad avere una bandiera del Pride geolocalizzata, il nostro simbolo più l'arcobaleno. Non è solo celebrare un evento, è dire dove si celebra o da dove viene chi lo celebra da un'altra parte. Almeno un primato ce lo prendiamo ogni tanto.